è la madre di Caleb e la moglie di Aaron. Lui è un pescatore. Noi viviamo una vita semplice. Lea si è sposata molto giovane ed ha avuto subito un figlio. Vivono in un ambiente molto religioso. Tutto il paese lo è. Mio padre è il pastore. Perché il male sa entrare attraverso le più piccole debolezze. Per cui Lea ha sempre dovuto seguire le regole imposte da lui. Non è la ragione, ma la fede che ci aiuta a tenere a bada i nostri mostri. Lea è una donna forte, una donna che decide di non accettare la vita che le è stata data. Ed è una donna che comincia la storia lottando. Il rapporto tra Lea e Aaron non è idilliaco, anzi, lui è molto violento. Non sono fatti l'uno per l'altra. Per persone come Lea non è facile. Non ha voce in capitolo sulla sua vita. Non ha una scelta. Deve fare qualcosa di drastico per cambiare le cose. Lea fa qualcosa di importante che cambia il rapporto con suo marito. Da lì si rende conto di che pasta è fatta. Farebbe di tutto per proteggere suo figlio. Se potessi portarlo via da qui, lo farei. Mia madre, Lea, ha sempre aspirato a una vita migliore, ma ha dovuto fare i conti col marito e con la sua religione. Quando arriva John, lei inizia a pensare che sia possibile poter cambiare vita. Caleb mette insieme John e Lea. La porta ad ammirare lui. Lei sceglie attraverso gli occhi di suo figlio. Quindi è una scelta che non è diretta, ma è guardare quest'uomo con gli occhi di suo figlio, che è la chiave della loro relazione, della sua scelta. Caleb diventa anche il modo che hanno John e Lea di comunicare, come se comunicassero attraverso questo figlio, che è un po' l'amore comune che hanno. Sei un bravo uomo, dice Caleb. Quando Lea incontra John, scatta qualcosa. Anche se sono molto diversi, dato che provengono da luoghi differenti, stanno cercando la stessa cosa. Entrambi vogliono ricominciare, ambiscono alla libertà. Quando due anime rotte si incontrano, cercano di ricostruirsi a vicenda. È un incontro tra naufraghi che cercano di tenersi a galla insieme.